Un sogno quasi svanito quello dell'Audace che dopo la grande vittoria con il Tiger Brolo perde in casa contro il Corato. Mister Pizzoni inserisce a supporto di Ventura tre mezze punte, Piscopo, Caputo e Russo, difesa titolare in Grosso e Colangione centrali sulle fasce Colucci e Corcelli, a centrocampo Riontino e De Santis. Partita ad alti contenuti tecnici da parte dell'Audace che dopo appena 3 minuti dal fischio prova un brivido di gioia e sogna grazie a Piscopo, che però colpisce un palo. Il Corato reagisce, Terrone attenta il tiro dalla distanza ma è traversa per loro. Il gioco si rende vivace, i gialloblu tentano di sfruttare gli spazi con lanci in profondità ma il secondo assistente li blocca e l'atmosfera, soprattutto tra i tifosi, comincia a surriscaldarsi dopo alcune scelte contestate fatte dagli arbitri. Ma l'Audace insiste, non vuole perdere nel proprio stadio, non vuole infrangere un sogno così grande. Al 33esimo Ventura riceve palla in aria, la difende e tira, ma l'estremo difensore Coratino si oppone. Nella ripresa, dopo 5 minuti, ancora Piscopo protagonista, sugli sviluppi di un corner tenta la conclusione al volo, colpendo il suo secondo legno di giornata. Mister Pizzulli vuole rafforzare l'attacco e sostituisce Caputo con Caggianelli che dopo qualche minuto dalla sua entrata segna tra l'esultanza dei tifosi. Al 66esimo minuto tocca una palla morbida che si stampa sulla traversa, qualche minuto più tardi ancora un'altra decisione arbitrale contestata, ancora rabbia per l'Audace che vede annullare una rete. Al 78esimo minuto Asselti gira in rete di testa un'apparente innocua punizione con la difesa Fantina colpevolmente disattenta. Pizzulli protesta contro l'arbitro per la sua direzione e viene mandato negli spogliatoi. Entra la Salandra nel tentativo di cambiare le sorti in una partita che sembrava già vinta, invece il Corato sfrutta l'ennesima disattenzione difensiva con il neo entrato d'introno, abile con una bella rovesciata a trafiggere per la seconda volta Vurchio. Termina la partita con tanta amarezza per i gialloblu, 1-2 per il Corato. Tra 3 giorni dovranno superare la prova contro il Tiger Brolo nel ritorno dei quarti e continuare il cammino in Coppa.